amici, eccoci pronti per cucinare un bel Danubio e ci servono questi ingredienti: farina zero, lievito di birra, buccia di limone grattugiato, zucchero, mezzo bicchiere di latte tiepido, burro, due uova, per il ripieno mortadella e scamorzina. Procediamo. Andiamo con il limone grattugiato, pochino. Il sale lo mettiamo fuori dalla fontana perché altrimenti non cresce la pasta. Aggiungiamo il lievito di birra, lo zucchero, un po' di latte per far sciogliere il lievito. L'impasto deve prendere questa consistenza, infatti comincia a staccarsi anche dalle mani. Mettiamo a crescere coperto con una pellicola per un'ora e mezza. La pasta del nostro Danubio è pronta e adesso facciamo le palline. Dobbiamo riempirle con un poco di scamorzina e di mortadella. Le chiudiamo e le mettiamo nel vuoto infarinato e imburrato. Passiamo l'uovo sbattuto con un pochino di latte sul Danubio prima di infornarlo. Il nostro Danubio è pronto. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao da Rossella!